Bene, eccoci qua anche oggi, è tornato a trovarci Giuseppe Gottardo, scrittore, ma ci piace anche definirlo opinionista, comunque colui che mensilmente viene da noi a consigliarci delle letture interessanti. Anche questa volta tre libri, partiamo dal primo, è di Robert Sara, Dio o Niente, l'edizione Cantagalli, conversazione sulla fede con Nicolas Diatt. Robert Sara scrive nella sua biografia: laureato in scienze politiche, giornalista e scrittore, a lungo consulente per la comunicazione e la strategia di vari ministri francesi e autore di un libro su Papa Benedetto XVI. In questo libro il cardinale Robert Sara risponde alle domande di Nicolas Diatt con chiarezza, umiltà e una profonda spiritualità, raccontando la sua incredibile storia. Ce la racconta? Per fortuna, lei ha citato questo giornalista, ma per fortuna leggendo il libro si capisce che questo libro è stato pensato, scritto e poi anche meditato questo grande cardinale. Un cardinale è un cardinale africano. Qui c'è un errore, si dice che era il più giovane vescovo dell'Africa. Non è vero, il più giovane e primo vescovo dell'Africa è stato Monsignor Milingo, fatto da Paolo VI durante la visita in Africa. Ma comunque, sua conoscenza personale. Con mia conoscenza personale. Quindi, quale lei ha scritto un libro? Ho scritto un libro che ha avuto quella di successo, il tormento d'Africa. Purtroppo Milingo poi ha avuto altre vicende. In questo libro, questo cardinale sa veramente tirare fuori come è stato il periodo della sua vita, da vescovo e cardinale, con i vari papi che ha avuto la benevolenza. Dice chiaramente, posso affermare, attenzione, che Pio XII è stato più innovatore quello che le critiche della conservazione vorrebbero far pensare. Quindi è un personaggio che scava a fondo non solo sul mondo attuale, il Papa Vescovo che abbiamo attualmente, Bergoglio, belle predichette, belle robe, ma non decide mai, no! Lui amava molto, per esempio, questo cardinale Paolo VI. Paolo VI è stato di gran lunga il più grande Papa di questi ultimi secoli. Se prendo l'esempio del nuovo tipo di evangelizzazione voluta da Giovanni Paolo II, devo constatare che siamo tutti d'accordo sulla necessità di ridare slancio alla nostra vitalità missionaria. Beh, sapete chi ha lanciato nel mondo le missioni? Alessandro VI, il famoso Papa Borgia. Questo però è ancora legato a questo cardinale attuale, che è molto importante, perché ha il sistema della missionarietà. La missione, secondo il mio modesto parere, va vissuta nel tempo e nella posizione in cui si trova uno a operare. Sì, abbiamo preparato a Roma, ma non più di tanto. Via i missionari buttati dall'Europa in missione. No, devono formare persone. E questo lui, alla fine, tutto sommato, questo lo fa anche capire. Il Dio è solo il nostro punto di riferimento, eppure c'è un grande disagio. Nessuno conosce a fondo Dio. Questa è la copertina, Robert Sara, Dio o Niente, se me la passa riesco anche a leggere la casa editrice che è Cantagalli. È Cantagalli di Siena. Ed è Conversazione sulla fede con Nicolas Diatt e il protagonista è Robert Sara. Detto questo, come sapete, ogni puntata c'è il libro dei libri. In questo caso quello che è piaciuto di più a Giuseppe Gottardo è questo libro di Sergio Romano dedicato alla figura di Putin e la ricostruzione della grande Russia. Longanesi, la casa editrice. Leggo dal risvolto di copertina: dovremmo chiederci se all'origine dell'autoritarismo di Putin non vi sia anche la pessima immagine che le democrazie stanno dando di se stesse. Sergio Romano è un grandissimo... è stato un grandissimo ambasciatore, l'ultimo suo posto. Adesso l'ha avuto opinionista, adesso non scrive più sul Corriere della Sera ogni giorno, perché la nuova impostazione utilitaristica del Corriere della Sera ha ritenuto opportuno mettere altre situazioni. Questi sono affari di Cairo, editore del Corriere della Sera. Dell'editore. No, dell'editore. Non mi interessa. Certamente Sergio Romano coglie in punti l'aspetto positivo. Questo personaggio, uno zar vero e proprio,
che da 15 anni domina assolutamente la Russia. Ma la domina con intelligenza e non se la prendono gli americani o gli italiani. A suo modo Berlusconi aveva capito Putin che personaggio era, solo che ne ha colto la specie della Dacia, eccetera. Ma è importantissimo quello che... E fa capire come Putin non è un personaggio che solo agisce, ma ha una sua ideologia ben precisa. L'ideologia attaccata alla famiglia, elemento importante della Russia, è l'ortodossia, la Chiesa ortodossa. Putin è uno che frequenta costantemente la Chiesa ortodossa. La Chiesa ortodossa è stata la base fondamentale che ha sempre retto sotto gli zar, anche in maniera clandestina, sotto Stalin e i compagni, e adesso è emersa con Putin. Quindi è importantissimo quello. Naturalmente, ecco, ma alla fine il bilancio sulla figura di Putin è un bilancio positivo? No, positivo, positivissimo. Uno dei grandi personaggi del mondo attuale, mi dispiace. Sì, la Merkel, beh, siamo stati in Italia, vedremo Macron cosa fa, ma non c'è dubbio che è un personaggio che ha capito la sua e ha fatto capire alle altre repubbliche là vicine, Cecenia o non Cecenia, che c'è niente da fare. Ognuno va per conto suo, ma la Russia ha una sua ideologia e tiene saldo a quella. Cioè, detto che immagino governare un paese delle dimensioni, della storia, della multietnicità anche come la Russia, non sia sicuramente facile, come non è facile governare. Ma è molto la Russia vera. La Cina, voglio dire, ma è per arrivare a dire Putin e democrazia sono due parole che non possono stare assieme. Assolutamente, cosa vuole? Ma parliamo ancora della democrazia. Beh, magari, cioè, per fortuna. Facciamo parte di una cultura occidentale. Che, ma sì, una cultura, ma è la democrazia. Che la democrazia tipo la dei Gasperi o tipo di Greci. Mi chiedo, e descrive benissimo, Sergio, pare sono anche le ultime. La democrazia è ancora un modello virtuoso che l'Europa dovrebbe superare con le sue angosce. Questo è, lo dice chiaramente. Quindi c'è molto da discutere, insomma. Libro interessante, se me lo ridà, lo rifacciamo rivedere. Ecco qua. Di Sergio Romano, dedicato alla figura di Putin, sicuramente una delle figure più importanti della storia contemporanea, edito da Longanesi, La ricostruzione della grande Russia è il sottotitolo. E questa è l'ambizione di Putin. Certo, e la riesce a fare. Riportare la Russia ai fasti di un tempo. Ai fasti di un tempo, perché è grande la Russia, non solo un grande granaio, ma l'energia, il petrolio, tutto. Lei lo definirebbe quindi lo zar? Certo che è un zar, è uno dei migliori zar comandanti che ha avuto la Russia dall'inizio del suo esistere. Concludiamo con un tema di sicura attualità, vale a dire quello delle... medicine alternative, della medicina alternativa. Guarire con le erbe è il libro che ha scritto Ciro Vestita, tutto quello che l'industria del farmaco non vuole farvi sapere, la casa editrice Labour. Tutti i segreti delle piante in un erbario illustrato e da mettere in pratica, per stare bene dentro e fuori, grazie al potere terapeutico delle erbe e senza bisogno di medicine. Non ho letto il libro, ma ovviamente va raccomandato che le erbe curano alcune cose, non tutte le patologie. Ecco, facciamoci chiaro, noi non bisogna mai essere diversi autori, dogmatici in queste non cose. Non sono solo Ciro Vestita, che è un medico dietologo, ma c'è anche una biologa, nutrizionista, che ha la Federica Laura, e poi un'altra, un consulente noto in televisione, che ha un nome famoso, che non ha niente a che fare, quel grande Gelli. E qui parlano chiaramente di come dobbiamo vivere. Le medicine sono importanti, ma dobbiamo capire che per secoli, e anche attualmente, esempio la Cina, ma anche altri mondi, l'India, cioè più di metà del popolo esistente ricorre sì alle medicine, cioè alle terapie dovute alle medicine, ma specialmente alle erbe. E qui premette un bellissimo questo libro. Premette un glossario, insegna cos'è la tisana, cos'è l'infuso. Dico a mia moglie, guarda, che il tè, spesso come per parlare di tè, non è un infuso, è una brodaglia. Poi c'è il tè cotto, il macerato, la fumigazione. La miglior terapia per curare le riniti e le laringiti. Quanto noi, quando abbiamo una rinite e laringite, stiriamo? No,
bisogna prendere una fumigazione. Poi, interessantissimo, guardi, professore, maestro, seduto, sì, sì, è da leggersi. Esempio, parla chiaramente nella robinia dei fiori di acacia. Sappiate il miele di fiori di acacia? Sono, certo, bravi quelli del nostro monastero, qui di Praglia, che hanno molti. Ecco. Quindi, questo libro per me è quasi una Bibbia, un Baedeker per stare attento. Soprattutto, insomma, perché con le erbe si può stare meglio. Esempio, lui ha una grande posizione qui sul tè verde. Anche qui dico sempre, mia moglie, il tè verde, ma naturalmente no, perché adesso c'è il tè in bustina, rosso e nero, che è più forte ed esige una reazione a volte negativa dell'organismo. Il tè verde però ha alcune proprietà. Poi andiamo avanti all'infinito. Ah, spesso noi ci dobbiamo grattugiare, chiamiamo. Il prurito. Via il prurito. Ecco, vedi. E qui c'è una manifestazione che è una allergia, dice, che può sorgere dalla mattina alla sera, perché un prurito può sorgere anche perché uno ha una reazione negativa a certe impollinazioni, mi sono accorto che quest'anno è diventato... Se mi passa il libro facciamo vedere la copertina che andiamo in sigla, così ricordiamo tutto. Allora, per alcune malattie sicuramente le erbe possono essere il rimedio giusto, guarire con le erbe di Ciro Vestita, Burr e la casa editrice. Quando, solo una precisazione, prima presentando una delle autrici, Irene Gelli, lei ha detto il grande Gelli. Il grande ovviamente si riferisce al fatto che ha occupato una pagina della storia del nostro paese, insomma. Ma le ombre nere che ha lasciato, il conosciutissimo, credo vada, ecco, diciamo, sicuramente il conosciuto Gelli, ma la signora Irene non ha nulla a che fare ed è una delle autrici di questo libro. Grazie a Giuseppe Gottardo, grazie a voi, alla prossima.